ma non puoi complicare la vita a chi, non per hobby, per scelta, per necessità, per dovere, deve usare l'auto o il furgone. Quindi molto, molto semplicemente io ritengo sbagliata questa guerra che ha come prime vittime le lavoratrici e i lavoratori con meno possibilità economiche, perché non vorrei che Milano fra qualche anno fosse un'auto, una città a misura di Tesla. Se hai poi 70-80 mila per farti l'auto elettrica nuova, scorrazzi dove vuoi. Se invece porti a casa uno stipendio di 1500 euro al mese, e allora monopattino, sì, monopattino, poi ci vediamo al fratello con il monopattino.